Benvenuti alla sesta puntata della pagina del Corriere, il salotto dove il cittadino incontra l'amministratore. Oggi abbiamo come ospiti il presidente del comitato di quartiere di Roma 2 Santa Palomba, Diego Casubolo, ben e sera. il consigliere comunale Fabio Mirimic che ricopre la, la carica di presidente della, della commissione lavori pubblici. Grazie. Benvenuti. Grazie. Oggi parleremo dei problemi che ha Roma 2, è un quartiere periferico rispetto a Pomezia ma in una posizione strategica per quanto riguarda i collegamenti perché si trova vicino alla stazione e perché con pochissimo si arriva a Roma, quindi molte famiglie hanno deciso di prendere casa là proprio per questo, co per questo motivo, costano di meno rispetto a Roma, però la facilità di raggiungere la capitale in poco tempo vuol dire veramente molto. Solo che quando hanno acquistato hanno visto un progetto. Questo progetto prevedeva un complesso immobiliare dotato di tutti i servizi, di un centro commerciale, ma soprattutto di servizi primari come l'acqua, come la rete fognaria, come le luci, come le strade e anche come gli autobus. Ma tutto questo non c'è stato. Partendo dal fatto che questa... Eh, questo complesso immobiliare è stato fatto nel 1900, 1989, sono passati esattamente 22 anni e ancora molti di questi servizi promessi non sono stati fatti. Ma la, quella più importante di mancanza è quella dell'acqua potabile. In queste case dove abitano circa 800 famiglie manca ancora l'acqua potabile, quindi non si può bere l'acqua del rubinetto, non ci si può cucinare e non si possono fare tante altre cose con grossa spesa ovviamente dei, degli abitanti della zona, ma soprattutto con molte arrediature, perché si sono sentiti promettere tante, tante, tante volte che l'acqua sarebbe arrivata da lì a poco. E invece... Signor Diego, ci dica che cosa è successo invece? Appunto, come diceva lei, il nostro quartiere è figlio di una convenzione di urbanizzazione che è stata stipulata tra il Comune di Pomezia e i lottizzatori all'epoca proprietari dei, dei terreni. Che è stata stipulata appunto nel 1989 e che in questa convenzione eh, si prevedeva eh, nelle more del completamento del, della rete idrica comunale che eh, le abitazioni fossero dotate di un autonomo e provvisorio pozzo per garantire almeno eh, temporaneamente eh, diciamo, l'approvvigionamento idrico per i residenti. Temporaneamente dall'89? Esatto, infatti veniva definito in sede di convenzione provvisorio e autonomo. Adesso, eh, senza stare a fare vent'anni di storia degli abitanti di Roma 2 che aspettano questo servizio essenziale, io vorrei andare subito a quelli che sono stati gli sviluppi recenti. Nel senso, noi ci siamo sentiti annunciare per ben due volte che eh, diciamo, le istituzioni eh, chiamate in causa, che sono eh, la provincia di Roma, il comune di Pomezia e Aceato 2, si sono incontrati, hanno raggiunto degli accordi e questo è avvenuto il 5 agosto del 2010, quando ci fu una conferenza stampa nell'Allea Consiliare nella quale erano presenti tutti questi soggetti che annunciarono che al massimo entro la primavera del 2011 avremmo avuto l'acqua potabile. Guardi, a quella conferenza stampa c'ero anch'io anch ed è stato promesso dall'assessore ai lavori pubblici, che è lo stesso di adesso, quindi dall'assessore Cenacchi, che i lavori sarebbero iniziati da lì a 20 giorni, per poi terminare il tutto al massimo entro marzo, quindi entro l'inizio della primavera. Cosa che non è successa. Per esatto. quale no, motivo? È successa. Cioè, no. Per, no, eh, eh, sì. appunto, I lavori sono stati no, fatti. Eh, no, eh, aspettate appunto, che state facendo un po' di confusione. Allora, cioè lui non tanto, appunto, la, più questa, altro non ho finito il discorso. È così, infatti, eh, cioè, perché poi vabbè. a questa conferenza stampa si è replicato il 6 di luglio del 2011, dicendo che era stato nuovamente ra 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 raggiunto l'accordo tra i vari soggetti in causa e che eh, lei fece addirittura un articolo, io ce l'ho qui, eh, si annunciava lunedì, arriva l'acqua a Roma 2. Nel senso sembrava che fosse imminente. Questi accordi annunciati hanno portato noi abitanti del quartiere a, a fare anche i lavori di, col, di collegamento dei nostri palazzi alla, alla rete idrica. Abbiamo speso altri soldi, siamo tutti pronti per ricevere l'acqua potabile, però al di là degli annunci l'acqua potabile non è ancora arrivata. Manca però il passaggio tra le due eh, conferenze stampa, perché effettivamente lo scorso anno, nel 2010, fu promesso che l'acqua sarebbe arrivata entro marzo del 2011, non è un errore? Ma non è per un errore, parlare di lavori? Mh, no, i lavori sarebbero stati fatti. ma Sono stati fatti i lavori? Sì, però avrebbero portato l'acqua. Eh, alla fine sarebbe sgorgata l'acqua dai rubinetti degli abitanti di Roma 2 entro marzo del 2011. Tutto questo è stato registrato nel corso della conferenza stampa. Quindi è stato detto ufficialmente da rappresentanti del comune. Poi, cosa è successo dietro? Ovviamente noi non lo possiamo sapere, solo che l'acqua non è arrivata. Ci sono state altre proteste da parte degli abitanti, e alla fine è arrivato questo nuovo annuncio qualche tempo fa, con l'acqua da qui a poco. Parliamo di luglio, questa volta del 2011, praticamente ben 11 mesi dopo. Cosa è successo, consigliere? Ce lo spieghi lei? Allora, premesso. Che la promessa dei lavori è stata mantenuta perché mancavano le pompe, eh, cioè, facciamo un passaggio indietro perché se no non si capisce bene il ruolo del comune non si capiscono bene eh, i fatti come si sono sviluppati. Allora, la prima questione riguarda che cosa, eh, che cosa avevano promesso, perché io tra l'altro non facevo neanche parte dell'amministrazione, però stavo dalla parte proprio de, de, del comitato di quartiere e praticamente eh, mi ero impegnato con loro affinché fossero completati i lavori che tra l'altro avevo fatto iniziare io insieme a questa amministrazione quando lei era assessore, quando ai, lavori era assessore ai lavori pubblici, cioè la condizione necessaria affinché si potesse parlare di acqua nel quartiere di Roma 2 è che fosse realizzata la torre piezometrica e il collegamento della torre piezometrica ancorché provvisorio rispetto ai programmi poi futuri, all'acquedotto, alla condotta del Mola gavona per attingere l'acqua sufficiente quantomeno al minimo dei servizi per il quartiere, perché il progetto più complesso nella sua interezza prevede ben altro e poi lo spiegheremo se necessario, anche perché poi investe pure Pomezzi al progetto nella sua nella sua interezza e allora investe pure Pomezzi e Torbaiani. Consigliere allora, ci fu anche un'altra inaugurazione di lavoro. No, lavori. Vorrei, vorrei finire su questo stato perché se non si capisce e va, va spiegato bene che cosa è successo. Allora quell'impegno che fu preso dall'amministrazione e io stavo, ripeto, dall'altra parte, non facevo parte dell'amministrazione, di completare quei lavori con le pompe e il collegamento con il Molo Cavona è stato mantenuto cioè questa opera è stata realizzata loro in questo momento aspettano soltanto i contatori e l'acqua il che mi sembra già eh, un risultato che purtroppo è condizionato da un altro fatto e che cos'è che è successo? è successo che il comune di Pomezia eh, purtroppo per una serie di ragioni che possiamo tranquillamente spiegare, da una volta, è giusto pure spiegarle una volta per tutte, come è noto ha dei problemi di cassa tra i problemi di cassa c'è cioè un problema con l'ACEA per un debito pregresso la CEA eh, ha chiesto al comune per cominciare la fornitura e far, far installare i contatori, la fornitura che inizierà con il lavaggio della torre che durerà una quarantina di giorni, dopodiché finalmente l'acqua verrà mandata alle case. Ha chiesto tre condizioni: la prima condizione è che fossero adeguate le tariffe dell'acqua, la seconda condizione è che fosse dato un acconto sul debito pregresso, la terza condizione è è che fosse fatto un piano di rientro credibile che da lì a poco tempo o tanto tempo a seconda delle condizioni di cassa del comune eh, potesse in qualche modo poi alla fine saldare un debito che si è creato per varie ragioni. Mi scusi, la interrompo un secondo e sì. poi la faccio riprendere, ma... E di questo debito si sapeva già molto prima, già prima di fare le conferenze stampa del 2010, della conferenza stampa del 2011. L'entità del debito eh, nella sua diciamo, interezza eh, si è appresa diciamo, quando si è saputo esattamente quant'era la cifra che era dovuta per il manca, mancato adeguamento delle tariffe dell'acqua. Quando? Poi, esattamente. Recentemente, con Barberis c'ero pure io, un paio di mesi fa, un mese fa. Poi il problema è stato quello di, eh, ripeto, rispetto ai problemi che abbiamo in questo momento di cassa, di riuscire intanto a mettere insieme 550 mila euro che in quattro tranche, loro lo sanno benissimo, sono stati subito pagati alla CEA. Quindi il Comune dopo quell'incontro quell con Barberis, da lì a pochi giorni, con la CEA, diciamo l'incontro con la CEA, non, so, non con una singola persona, c'era proprio la CEA, c'era anche il Presidente, c'eravamo era, tutti le parti in causa, praticamente pagammo subito 550 mila euro, la seconda questione furono, inizi furono fatte subito le commissioni per l'adeguamento delle tariffe, è stata convocata, è stato da lì è iniziato un lavoro, no? un lavoro che poi è condizionato dal momento economico che versa, in cui versa il Comune e che comunque stiamo facendo e stiamo portando avanti per chiudere questa vicenda. L'ultimo passaggio sarà l'ultimo passaggio prima del piano di rientro e domani pomeriggio alle 3:30 ci sarà, 15:30 ci sarà commissione lavori pubblici che ho convocato proprio io insieme alla commissione bilancio, quindi alle finanze, faremo una commissione congiunta per mettere a punto il rientro delle, del mancato adeguamento e manderemo praticamente la CEA in riscossione di quel milione d'euro e poi faremo l'ultimo passaggio che è quello di mettere insieme un piano di rientro da sottoporre alla CEA insieme all'assessore alla provincia Michele Civita che è la parte pubblica del Lato 2. E a quel punto noi abbiamo assolto a tutto quanto ci è stato chiesto dal Lato 2. Dopodiché, eh, a quel, credo che non ci dovrebbero essere problemi, perché se ci saranno problemi dopo tutto ciò. Non dipenderà più da noi, ma dipenderà da qualcun altro e se ne assumerà le responsabilità, ma prima, non credo ce ne saranno. Prima di ripassare la parola al cittadino, io vorrei aver ben chiaro una cosa. Quando è stato fatto l'annuncio a luglio di quest'anno, quindi parliamo di tre mesi fa, siamo a ottobre, non credo che vi abbiano dato i conti ad agosto, perché è stato detto da qui a 45 giorni, cioè il tempo del lavaggio, ci sarà l'acqua visto che è stato raggiunto anche l'accordo economico? Perché è nato una sorta di, io con l'eufemismo lo chiamo un malinteso con la CEA, che sembrava che pagando i 550 mila euro che abbiamo pagato, che il Comune ha pagato, ha saldato, fosse sufficiente quello è un semplice schema di rientro per poter avere poi i contatori. In realtà poi abbiamo trovato delle difficoltà. Non c'era un accordo scritto che specificava no, io do quello... 550.000 mila euro, in cambio voi mi date l'acqua? C'è stata la conferenza stampa, c'è cioè un impegno che hanno preso loro con noi. In realtà cioè, noi 550 mila euro gli dovevamo dare, non è che gli dovevamo dare, non è che abbiamo regalato i soldi. Cioè, fa faceva parte degli impegni del comune. Certo. Probabilmente loro, visto che era quello che era successo, negli ultimi dieci anni, da quando è nata 2, dalla legge Galli, non pensavano, non credevano fosse vero, cioè noi abbiamo mantenuto l'impegno. Probabilmente avranno avuto problemi loro diciamo, a livello di CD. Ma non è che non ministero. si sono fidati del piano di rientro? Ma il piano di rientro non gliel'abbiamo dato perché noi lo facciamo serio, noi lo mandiamo proprio. Perché parlava di una bozza di piano di rientro. Sì, esatto, una bozza. E quindi non era il piano di rientro, il piano di rientro lo stiamo facendo, c'è bisogno di una conferenza congiunta, dobbiamo capire quanto possiamo effettivamente dare ogni sei mesi alla CEA, oltre il dovuto, perché si tratta di, di rientrare oltre il dovuto. Probabilmente qualcuno ha detto che non avevano nemmeno l'acqua, perché poi c'è da considerare anche un altro aspetto, che lato 2 la CEA in questo momento non ha l'acqua. Ok, non ha l'acqua. Vediamo adesso tra qualche minuto per quale motivo non ha l'acqua. Bentornati in studio. Vediamo per quale motivo non c'è acqua a Roma 2 così come in tante altre zone. Prego consigliere, ci spieghi. No, a Roma 2 ne parlavamo e abbiamo spiegato semmai perché il lato 2 ha dei problemi a fare le forniture. Ci sono tutti e tre i comuni di, 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 che gestisce lato 2 per una questione di, legata alle fonti e alla, alla capacità idrica delle fonti per tutto il territorio della provincia di Roma dove interviene lato 2, hanno delle difficoltà ad, a, a fornire per esempio a comuni anche dei castelli romani l'acqua. Ora Pomezia, che è il comune diciamo, a questo punto tra i più importanti della provincia di Roma, si è dotata di tutta una serie di acquedotti che dovranno essere... Mi passi il termine caricati, cioè nel senso dovranno aumentare le forniture a Pomezia in maniera consistente perché la nostra politica è stata quella di raggiungere praticamente tutto il territorio con l'acqua dell'acquedotto e eh, chiaramente loro avranno qualche difficoltà. Tanto su Roma 2 ci hanno assicurato almeno 5 litri al secondo nell'immediato. Per ovviare a questo, però, sono stati investiti più di 2 milioni di euro. Per collegare il Mola Gavona alle fonti della Pescarella che in questo momento sono chiuse, perché, in questo momento, da un po' di anni sono chiuse, perché non hanno praticamente le caratteristiche per essere utilizzate come per la fornitura pubblica perché hanno troppa presenza di fluoro e non, non rispettano i, I, parametri. i parametri di, per le, di analisi. E per ovviare a questo verrà miscelata e potabilizzata quell'acqua con la fornitura che partirà direttamente col molo Cavone e aumenterà tantissimo la portata dell'acqua rispetto a quella che oggi arriva direttamente dal lato 2. Quindi sarà sufficiente per tutto? Cioè sarà sufficiente praticamente per tutto il nostro territorio, per tutti i nuovi acquedotti. Quel lavoro è, in gra, è a un livello di avanzamento ormai quasi completato. Praticamente manca soltanto l'ultimo tratto, c'è qualche problema con la sovrintendenza ma quello verrà risolto e praticamente è stato fatto da febbraio che è iniziato il lavoro, è stato praticamente già quasi finito, basta andare dal Mola Gavona, da, il partitore che sta vicino alla torre piezometrica di Santa Palomba, si segue tutto il tracciato, è stato fatto quasi fino alla pescarella. Una volta collegato quello eh, ci sarà diciamo, una prospettiva futura diversa. Tempi? I tempi in queste Io preferisco non dare i tempi per un motivo molto semplice. Ricordate la vicenda della Tab, l'avevamo praticamente chiusa, poi si è scoperto che c'era una necropoli sotto, cioè in sostanza hanno trovato delle tombe sotto il tracciato e abbiamo dovuto cambiare il tracciato e abbiamo ricominciato da capo. Cioè una volta finita. Quindi abbiamo bisogna fatto soltanto gli scavi. incrociare le dita in realtà. In queste cose sì, perché basta uno scavo che tu trovi in quella zona, purtroppo o per fortuna, questo dipende dai punti di vista. Io dico per fortuna, perché c'è un grande patrimonio archeologico in quell'area è facile pure che decidi una cosa un tracciato per una strada poi fai sì, lo scavo è fai, è esatto, esatto, con tutto quello che comporta con la, col, 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 col sistema che vige in Italia oggi dove le autorizzazioni sono un fatto complesso signor Casubolo non credo che lei sia molto soddisfatto Mi di vero vero, quello che è uscito anche, fuori anche da questa conversazione dalla risposta eh, traspare questo atteggiamento va dei vari soggetti istituzionali come come dice noi facciamo quello che dobbiamo fare poi, se non arriva l'acqua, non dipende da noi e noi in tutto ciò non ci sentiamo tutelati a sufficienza. Proprio per questo i soggetti sono tanti e, e um, questo scarico di responsabilità tra province, Acea, comune e in mezzo ci siamo noi cittadini che... Per essere chiari abbiamo comprato delle case che sono state costruite con regolari concessioni edilizie, non stiamo parlando di un metro cubo abusivo, è stato un intervento che è stato pianificato, come diciamo prima nel 1989, non ci sono scuse, è una situazione che ha raggiunto lavori, eh, livelli paradossali. E' proprio per questo che noi, dopo un periodo in cui diciamo, siamo stati fermi, nel senso dialogando col Comune di Pomezia, col Consigliere Miri, che è stato sempre disponibile insieme all'Ingece Curci a fornire ogni tipo di informazione eh, con la massima obiettività, ci siamo riattivati e abbiamo eh, scritto eh, tra i vari soggetti anche al Prefetto e al Garante. Regionale per i Servizi Citrico Integrato, che tra l'altro ci, ci ha già contattato, ha detto che acquisirà le informazioni dai vari soggetti e dopodiché ci convocherà. Quindi vi hanno risposto già qualcosa? Sì, sì, il garante regionale per i servizi di integrato appena sta, ha, ha, ha ricevuto la nostra lettera, eh, mi ha telefonato proprio personalmente lui e mi ha detto che era inutile andarci subito. Avrebbe acquisito informazioni da ACEA e, e dal Comune riconoscendo già a priori il fatto che stiamo di fronte a una situazione a, 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 cioè, che ha dell'assurdo, lui stentava a crederci che fosse una situazione di questo tipo. Comunque ci ha garantito che appena acquisite informazioni dalla CEA e dal Comune ci convocherà presso di lui. Quindi gli sviluppi adesso sono in realtà in attesa di. Eh, di che ve lo dico subito eh. di. Allora, premesso che io ritengo sul, sul piano personale questa vicenda negativa da parte della CEA. Perché, nel debito che ha il comune e nelle, sotto, nei loro confronti, eh, non aver adeguato in tempi le, le tariffe, tutto quello che volete, non c'entrano niente loro. Quindi, credo che loro siano nuovi clienti per lato 2. E ritengo che lo sforzo fatto debba arrivare come conclusione soltanto a portare l'acqua, perché lo sforzo è stato enorme, iniziato nel 2006 con, la, con il, reperire, il mutuo con il quale abbiamo costruito la torre, la spesa che c'è stata per tutte le opere che arriva intorno ai 3 milioni di euro, sarebbe assurdo che il Comune abbandonasse i cittadini di Roma 2, non ci pensiamo nemmeno, nemmeno a questa cosa. Noi siamo con loro su questo, possiamo fare la parte nostra, ma non perché vogliamo poi scaricare sugli altri qualche cosa. Noi vogliamo, essere messi, vogliamo metterli nella condizione nella quale il loro comune ha fatto tutto e se non arriverà l'acqua, io per primo sarò con loro a rivendicare questo diritto. Nel senso che se decideranno qualsiasi cosa, manifestazioni, Magari iniziative, una protesta un po' più eclatante, a più che fatto è un io sarò con loro civile. a reggere lo striscione. Perché noi abbiamo fatto tutto, se altri hanno altri problemi, non ci importa nulla, loro hanno diritto all'acqua e deve essere data l'acqua. Avrebbero diritto magari anche a un po' più di tranquillità, perché il quartiere di Roma 2, oltre a non avere l'acqua, ha in compenso qualcosa di troppo, che sono le tante, tantissime prostitute che bazzicano nella loro, nelle loro strade. Quindi... È un problema che veramente eh, pesa perché lì ci sono bambini. Ci sono persone che la mattina vanno a prendere il treno, ci sono persone che ci vivono e passano e vedono queste signorine in abbigliamento certamente non adatto alla strada e non sanno cosa fare. Signor Casubolo, cosa avete fatto voi finora per cercare di arginare questo fenomeno? Noi abbiamo trovato la soluzione nel senso che abbiamo provato un paio di fine settimana a, semplicemente a fare delle passeggiate su via Cesare Fiorucci che è quella diciamo che è adiacente al nostro quartiere e che ci prospetta lo spettacolo sia del, dell'adescamento Menterlo sia... un po' sullo spettacolo, sì. vogliamo vederlo questo spettacolo? Lanciamo il servizio Otto prostitute hanno trovato il coraggio di denunciare il loro aguzzino in località Santa Palomba a Pomezia L'uomo, un italiano di 56 anni residente nella zona, pretendeva di avere da ogni ragazza 100 euro, concedendo in cambio il permesso di prostituirsi nelle strade dell'area industriale e intorno alla stazione. Proprio la segnalazione fatta alla polizia di Marino da alcune delle lucciole sottoposte alla richiesta del pizzo ha alla fine consentito agli agenti di arrestare lo sfruttatore. Le manette sono scattate proprio mentre questi era intenti a riscuotere il frutto dell'ennesima estorsione. Le donne tutte di nazionalità romena si sono decise a rivolgersi all'autorità quando nei giorni scorsi una di loro, dopo essersi ribellata ad una nuova richiesta di denaro, era stata brutalmente picchiata con una mazza da baseball finendo in ospedale. La si trova ora presso il carcere di Velletri a disposizione della Procura della Repubblica. Questo significa che oltre al fenomeno della prostituzione c'è anche dietro una criminalità non indifferente. La cosa è che ehm, è molto carina, tra virgolette, da parte degli abitanti di Roma 2 è aver fatto una mappa. In questa mappa del quartiere ci sono il nome delle strade e ci sono poi le concentrazioni delle appunto di queste signorine sì sì appunto poi il fenomeno della prostituzione molto spesso viene preso con una certa leggerezza perché ancora c'è un retaggio culturale che lo lega alla prostituta vecchio stampo eh, il fenomeno è, è assolutamente complesso e pieno di aspetti assolutamente cupi nel senso che ci sono ragazze che vengono letteralmente comprate, molto spesso abbiamo minorenni per strada. Noi, da parte nostra, non vogliamo essere eh, insensibili di fronte a questo tipo e di fenomeni. cosa state facendo? Appunto, appunto se però in strada? noi, da cittadini, penso che tra tutti i diritti riconosciuti c'è anche quello di non affacciarsi dal balcone e vedere adescamento e comunque la, la consumazione di atti sessuali in mezzo alla strada, insomma appunto come sottolineava lei ci sono dei bambini, ci sono delle famiglie che abitano lì, e quindi noi abbiamo organizzato così spontaneamente, anche spontaneamente non, so, non sono state le vere e proprie manifestazioni, delle passeggiate, noi andiamoci a prendere quegli spazi che adesso sono in mano a, al racket dello spruzzamento della prostituzione, noi passeggiando 5 minuti queste ragazze infastidite, dicendo delle parolacce... Eh, I ripetibili si sono allontanate e quindi la soluzione è semplicemente il controllo del territorio. Assolutamente non si può lasciare il territorio in mano a questo tipo di criminalità organizzata perché è sufficiente una, far circolare o comunque fare dei posti di blocco e, queste, e queste, questo tipo di fenomeno si elimina. Ma che meno diminuisce? Eh, certo, ma noi facciamo le nostre segnalazioni pressoché quotidianamente e ci viene risposto che non possono fare nulla. Consigliere. Io, come mai c'è poco controllo? Se loro sono riusciti a mandarle via semplicemente passeggiando perché gli dava fastidio la loro presenza, com'è possibile che magari non si vede un po' più spesso una pattuglia che sorvegli il territorio e quantomeno scoraggi questo fenomeno? Premesso eh, che io non sono uno specialista di questo tipo di, di attività, nel senso che la sicurezza urbana non è sicuramente una, una mia. Una mia conoscenza pro, pro, tecnica però quello che posso dire è che purtroppo non si può scaricare a volte sul comune quelle che sono le mancanze della Repubblica. Però c'è un'ordinanza comunale sì, che andrebbe sì, rispettata. Sì, quello è stato il sindaco che è sollecitato dai cittadini di Roma 2, si è impegnato, sì. ha tentato di fare il possibile però poi c'è la questione legata a, a quello che effettivamente può fare un comune rispetto a problematiche che sono più eh, che investono altri soggetti, cioè non è per fare scarica a barile, il comune si però deve preoccupare dei servizi, si deve preoccupare delle scuole, dell'acqua, dei, dei marciapiedi, dei pattugliamento delle, strade, delle zone, è un il pattugliamento delle zone fino a un municipale. certo punto è servizio della polizia municipale, ma lì in realtà sarebbe qualche altra cosa, lì è necessario l'intervento proprio delle forze dell'ordine, perché parliamo proprio di criminalità organizzata, ma allora, possiamo allora. chiedere ai vigili urbani, allora ascolti, il concetto è molto semplice. Ah sì, eh, capisco che c'è questione <ride> di tempi, possiamo riprendere? No, guardi, lo riprendiamo in maniera sì. molto molto più approfondita la prossima settimana, perché la prossima settimana saranno ospiti da noi il capo dei Carabinieri, il Maggiore Rodrigo Micucci, il capo della Polizia di Stato, il Dottor Franco, il capo della Guardia di Finanza, il Capitano Lauretti e il comandante della Polizia certo. Municipale. Perfetto. Il dottor Stefano Turbino. Con loro parleremo anche di prostituzione, oltre che di sicurezza in genere nel territorio. Quindi vi invito a guardarci perché sarà una, una trasmissione veramente molto, molto interessante. A presto.